L'appuntamento referendario del prossimo autunno, i contenuti della riforma e lo scenario sul possibile futuro dell'ordinamento repubblicano sono stati gli argomenti affrontati domenica mattina alla Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli nel corso del convegno La riforma costituzionale, le ragioni del no, promosso dal Movimento 5 Stelle. Un'occasione per informare i cittadini chiamati al voto sui contenuti della riforma e offrire loro la possibilità di scegliere con consapevolezza se votare sì o no. Una riforma secondo il Movimento 5 Stelle che rischia di compromettere le basi della struttura democratica del paese. No a un Parlamento, quindi a un Senato fatto di persone nominate tra i consiglieri regionali e i sindaci che avranno l'immunità parlamentare, ad esempio, persone che comunque già purtroppo sono magari indagate per vari motivi e che godranno di questo beneficio. No a appunto una riforma scritta in maniera non comprensibile, perché il merito di questa nostra Costituzione è quello di essere scritta in maniera semplice e comprensibile a qualsiasi cittadino. Per interpretare la nuova riforma, che è fatta di rimandi, è scritta anche, diciamo, dal punto di vista grammaticale e lessicale in maniera errata, avrà bisogno di un costituzionalista, ed è una cosa assurda. E quindi, diciamo, no per una serie di motivi che spiegheremo oggi. Noi non siamo no a prescindere a modificare la Costituzione, però andrebbe fatta una modifica diversa e soprattutto una modifica condivisa con tutti i partiti e le parti politiche. In realtà questa è una riforma fortemente voluta dal governo, da Confindustria, dai poteri forti. È stata, diciamo, votata soltanto dalla maggioranza falsata da una legge che è stata dichiarata incostituzionale, quindi che era il Porcellum, e quindi se la sono votati da soli in un'aula vuota, e noi abbiamo abbandonato l'aula, e quindi questo non è un clima con il quale costruire una riforma costituzionale. Per noi è fondamentale innanzitutto fare informazione fra i cittadini, cioè qui siamo di fronte a qualcuno che sta dicendo che questa riforma è un bene per l'Italia perché snellisce la classe politica e taglia addirittura i costi, quelli del, diciamo, del Senato, insomma, quindi è un'azione di spending review cosiddetta e migliora la qualità legislativa. In realtà non è assolutamente vero, noi stiamo contestando quelle che sono le pericolosità invece di questa riforma, che non fa risparmiare un euro perché fa traghettare tutti i consiglieri regionali e alcuni sindaci a sostituire quelli che sono in realtà i senatori, quindi non abolisce di fatto il Senato, lo fa diventare una Camera delle Autonomie che può imbrigliare il Parlamento. Noi avevamo proposto, ad esempio, se davvero volevamo fare una spending review, di tagliare del 50% il numero dei deputati e dei senatori nazionali. Fare una Camera con 300 deputati e un Senato con 115 avrebbe già dimezzato e di parecchio il numero. Se vuoi fare spending review, tagli anche gli stipendi della politica. Noi lo facciamo come prassi diciamo, quotidiana, noi del Movimento 5 Stelle, ma lo si potrebbe fare con legge, quindi decurtando una parte degli stipendi.